The New Stories. La tua informazione libera. Il padre e la compagna l'hanno scoperta senza vita questa mattina, martedì 5 marzo, quando sono andati a svegliarla per andare a scuola. Il decesso è stato segnalato alla procura, la quale ora aspetta i resoconti dei carabinieri e del medico legale prima di intraprendere azioni. È probabile che verrà eseguita un'autopsia per determinare la causa del decesso e se possa essere correlata a un eventuale trauma durante l'allenamento di football americano, durante il quale si era infortunata al ginocchio. La ragazza praticava il football americano presso la base aerea americana di Aviano. Venerdì si era ferita a un ginocchio durante un allenamento. Dopo l'infortunio era tornata a casa, ma domenica, a causa del persistere del dolore, i familiari l'avevano accompagnata in ospedale per alcuni esami, ma i risultati erano risultati negativi. Dopo i controlli, infatti, era stata immediatamente dimessa. Questa notte è deceduta. I carabinieri stanno conducendo indagini per determinarne le cause. È stato il padre, militare in servizio presso il 31esimo Fighter Wing, a lanciare l'allarme questa mattina intorno alle 9.30, contattando il 112. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza e dell'automedica, l'uomo ha cercato di rianimare la figlia guidato telefonicamente dagli operatori del 112 della centrale operativa regionale. Quando sono arrivati sul posto, gli specialisti sanitari hanno constatato che il decesso era avvenuto già da alcune ore, probabilmente durante la notte, e che per la ragazza, vittima di un arresto cardiaco, non c'era più nulla da fare. Si ipotizza che l'arresto cardiaco possa essere stato causato da una trombosi venosa profonda, che a sua volta potrebbe aver generato un'embolia polmonare. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.